Buongiorno, ben ritrovati, consueto appuntamento mattutino, Mattina Sud in diretta su Antenna Sud, ben trovati. Buongiorno a Francesca Frisa, la mia ospite quest'oggi, grazie per aver accettato il nostro invito. Quest'oggi è una data importante per la città di mare, per la città di Taranto, perché possiamo già vedere in diretta per noi lì sul posto c'è il collega Gianmarco Sansolino dal porto di Taranto e alle sue spalle la splendida MSC, splendida appunto per la prima volta a Taranto dopo il successo registrato con dati davvero interessanti relativamente all'MSC Seaside che ha caratterizzato la scorsa stagione croceristica nella città di Taranto. Gianmarco, buongiorno! Buongiorno Valentina, buongiorno anche a tutti i nostri telespettatori. Beh, è davvero una bella giornata, splendida, così come il nome di questa bellissima nave, perché splende il sole. Pensate, 4.363 i passeggeri, 1.470 i membri di equipaggio e 1.637 le cabine. Questi sono i numeri di questa splendida MSC. E adesso attraverso la telecamera vi faremo vedere anche qualche dettaglio in più. È evidente la maestosità, probabilmente riusciamo a trasmetterla anche attraverso l'immagine a chi è a casa. Ecco, vi facciamo vedere nel dettaglio, Valentina, che proprio in questi minuti si sta procedendo ad allestire i ponti metallici che portano i passeggeri dalla nave a terra, perché proprio qualche minuto fa MSC Splendida ha attraccato. Ogni mercoledì per diversi mesi attraccherà proprio in questo punto della città di mare. È un punto importante da sottolineare subito, e che finalmente potranno mancare, si spera sempre di più, le restrizioni, soprattutto quelle più strette appunto del Covid-19, dunque i croceristi potranno godere appieno delle bellezze della città di mare, un punto, come sapete, che era mancato. Ecco, qualcuno degli amministratori locali, ma più in generale chi si occupa di turismo, ha detto sì, attenzione, bellissime le crociere, però che si possa godere della città, che si possa restare più a lungo. Questo è stato l'obiettivo di questa seconda stagione croceristica, certo, che pensate sostanzialmente si preannuncia già raddoppiata nei numeri. E per ciò che concerne questo 2022 c'è evidentemente un traguardo che si raggiunge anche attraverso un'importante sinergia istituzionale, certo, da una parte il Comune di Taranto, anche se al momento commissariato, e dall'altra non soltanto le partecipate che si occupano ad esempio della mobilità e dell'ambiente, ma anche l'autorità di sistema portuale. Faccio un attimo un excursus con te, Gianmarco, perché era il 6 maggio il 6 maggio del 2021, quando Taranto diede praticamente il benvenuto a MSC Seaside, ammiraglia di MSC Crociere, e tra l'altro nave tra le più avanzate al mondo dal punto di vista tecnologico. Per la prima volta dunque arrivò nella città dei due mari, dove è tornata poi per diversi mercoledì, per l'intera stagione estiva, riportando così l'antica Taras e i suoi bellissimi dintorni tra le mete più ambite del crocerismo internazionale, con importanti ricadute turistiche ed economiche in realtà non solo per la città di Taranto ma per l'intero territorio limitrofo circostante. Giustamente tu facevi riferimento un po' a quella che è stata una bolla nella quale i turisti della scorsa stagione hanno un po' vissuto, una bolla dovuta e dettata dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Si spera dunque che quest'anno, seppur con tutte le misure di sicurezza, con tutte le dovute magari restrizioni del caso, si possa un po' allargare la maglia. E allora le immagini che vediamo sono bellissime, ringrazio Fabio Pignatelli che è con te lì sul posto, e ne approfitto anche per ringraziare i miei tecnici di regia quest'oggi, Michele Marchitelli e Sebastiano Bufalo. Alle 10.30, quindi a chiusura del nostro appuntamento, ci sarà quella che viene chiamata la cerimonia, sì, di Maiden Call, no? In questo mercoledì, e c'è il tradizionale, ci sarà il tradizionale scambio del crest con il comandante, e si svolgerà tutto a bordo della nave. Giustamente tu facevi riferimento anche al fatto che è stata allestita una postazione perché tutti coloro i quali saliranno sull'MSC Splendida per questa occasione inaugurale saranno
saranno sottoposti ad un tampone, i cosiddetti tampone rapido, quindi ci sarà l'arrivo, l'imbarco degli ospiti, poi un cocktail di benvenuto, c'è già la gente che si mobilita lì nelle vicinanze, appunto lo scambio del crest e lo sbarco poi successivo degli ospiti che potranno così da oggi ammirare chi per la prima volta, chi decide di tornare la città di Taranto. Per quest'oggi, accanto a me Gianmarco c'è Francesca Frisa che è una guida turistica, lo precisiamo, una guida turistica iscritta, quindi appartenente all'albo della Regione Puglia, perché è giusto poi scindere lì dove c'è una professionalità acquisita e certificata, chi magari per hobby si diletta a far conoscere i propri territori, magari anche con una consapevolezza adeguata, però è una questione di riconoscimento della professionalità. Francesca, era il 6 maggio scorso quando l'MSC Seaside arrivò a Taranto, io ricordo che tra l'altro quel giorno ero proprio lì dove sei tu Gianmarco, quindi per me è anche un po' un'emozione personale, rivedere te, ricordo anch'io avevo questa maestosità alle mie spalle, sicuramente un'emozione fantastica dal punto di vista poi visivo, molto molto affascinante. Francesca, accade che arriva la Seaside dell'MSC e un giorno squilla il tuo telefono, come sì, quello di tante altre sì, guide turistiche iscritte all'albo. Sì. Che cosa è successo? Sicuramente è stata una di quelle telefonate che non aspetti, perché comunque veniamo da un periodo dove il turismo ne ha risentito tantissimo. Quindi quando è arrivata questa telefonata è stata un po' una manna dal cielo. Ero intimorita ma allo stesso tempo super emozionata, perché credetemi, guardare lì la nave, la pelle d'oca è importante. E come guida turistica abilitata, appunto, perché è importante che si faccia luce su questo discorso, lo Stato riconosce le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e gli operatori d'agenzia turistica. Quindi chiaramente siamo checkinati in un database. E ho avuto veramente l'onore grandissimo, indescrivibile, assicuro veramente la pelle d'oca, di lavorare con una compagnia eccezionale, seria, preparata e molto molto attenta alle esigenze del turista, che è meglio chiamarlo ospite in questi casi. E ho lavorato con loro tutta la stagione e posso dire che è stata un'esperienza altamente formante. Non si può dire di essere guide turistiche se non si fa un'esperienza del genere, perché è una procedura diversa, un'attenzione diversa rispetto a guidare, ad organizzare tour all'interno di un centro storico, no? L'onore è stato grandissimo e l'emozione tantissima. Grazie a questa esperienza io ora ho una metodologia lavorativa molto più attenta, molto più accurata, e auguro che quest'anno la Splendida possa portare splendore in tutto il nostro arco ionico. Ma quindi Francesca, squilla il telefono, sì, rispondi, e chi c'era dall'altra parte? C'era la mia referente, mi dettaglia tutto. Io istintivamente pensavo che fosse uno scherzo, sinceramente, perché chi lo immaginava? Perché magari ti possono chiamare per un piccolo tour. Quando ho capito che veramente era ciò che si stava prospettando, è inutile dirti, il primo giorno che sono arrivata lì al porto insieme a tanti colleghi, questa è stata la cosa bella, conoscere colleghi guide turistiche eccezionali, e di là ho capito che per fare questo lavoro devi essere veramente formata, e ho avuto la fortuna di trovare una squadra, uno staff eccezionale che prima di tutto mettono le necessità degli operatori e soprattutto quelle degli ospiti in arrivo, la famosa bolla Covid, che fino all'anno scorso chiaramente erano chiusi in questa bolla simbolica ma davvero molto importante, perché bisogna tuttora ancora stare molto attenti. Francesca, quali sono stati i territori che ti sono stati affidati? Allora, di sicuro quelli che ho sempre amato, infatti ancora di più mi sono specializzata in quei posti. Alberobello, parliamo comunque di un sito UNESCO, quindi abbiamo un sito UNESCO a pochi chilometri da noi e magari non lo si sa, oppure si va ad ignorare il concetto del trullo, perché i trulli, perché edificati in quel modo, perché i simboli, l'oco rotondo, gioiello a cielo aperto, bandiera del Touring Club,
Ostuni. Ostuni va da sé perché ormai è un brand turistico nato pure per una necessità, no? Perché ci fu una grave pestilenza, quindi il bianco, la città bianca. E di lì ho avuto modo anche di conoscere, approfondire il discorso degli ulivi, dell'olio, perché era tutto un pacchetto strutturato. Sono state le tre mete che più mi sono entrate nel cuore, mi mancano tantissimo e spero di poter rivedere, rivivere dal punto di vista anche turistico. Gianmarco, noi vediamo nel frattempo tutte le immagini sì. dell'MSC splendida con Fabio Pignatelli che mette in risalto quelli che sono i particolari della maestosità. Vedevo poi anche qualcuno che cominciava prima a scendere dalla nave, cominciano tra l'altro ad arrivare gli ospiti di questa cerimonia. Qual è l'aria che si respira lì nel porto? Con un sole splendido, tra l'altro, perché sono luminosissime le immagini, quindi suppongo ci sia tantissima luce. Non sento Gianmarco, evidentemente. Valentina! Sì, Gianmarco, ora ti sento. Sì. Mi sono spostato un po' rispetto alla telecamera perché sono andato un po' a curiosare rispetto a quello che sta avvenendo anche qui a terra attorno alla nave. Ecco, intanto vi facciamo vedere che qui ci sono già 5 bus posizionati che porteranno coloro i quali sono ospiti di questa nave e scenderanno a terra ad Alberobello, Ostuni ed altre località della splendida Valle d'Itria. C'è naturalmente chi resterà qui a Taranto e poi a proposito della nostra amica guida turistica in studio ci sono anche dei colleghi qui a terra, non soltanto abbiamo visto persone più avanti con l'età ma anche dei ragazzi giovanissimi appena abilitati, certificati ma che comunque offriranno il proprio talento e soprattutto la passione, poi perché si parla di questo e non soltanto di lavoro. Gianmarco, converrai dunque con me, scusami se ti interrompo al volo, converrai dunque con me, visto che hai incontrato anche lì delle giovani guide turistiche, del fatto che questo attracco nel porto di Taranto sicuramente porta a ricadute positive a livello economico per l'intero territorio, per quelle che sono anche le attività del territorio stesso, quindi sicuramente una ricaduta dal punto di vista turistico, però anche dal punto di vista lavorativo. Viene data dunque la possibilità a giovani guide turistiche di far tutta la formazione necessaria, quella che viene chiamata anche un po' la gavetta. Far la gavetta in una realtà strutturata, in un'azienda solida, è sicuramente significativo, è una grande opportunità anche di crescita dal punto di vista lavorativo, rimanendo magari sui territori nativi, cioè lì dove sono nati, saranno ragazzi e ragazze. Infatti, del territorio, senza la necessità di dover emigrare sempre a tutti i costi, una ricaduta anche lavorativa, giusto Gianmarco? È proprio quello che vi possiamo testimoniare, perché abbiamo sentito anche gli accenti di questi ragazzi, non sono ragazzi che arrivano da fuori, ma sono ragazzi nostrani, sia femminucce che maschietti, e questo è un punto interessante, dicevo, perché questa è una terra di storia, dove la storia si studia proprio all'università, oltre ad avere dei siti archeologici, il nostro famosissimo Museo Archeologico Nazionale, il MART, lo ricordiamo, uno dei pochi a livello nazionale ad autonomia speciale. Questi ragazzi, avendo studiato ed essendosi specializzati, adesso possono restare qui per lavorare, poi chissà, noi gli auguriamo chiaramente di visitare il mondo, ma sempre con un pensiero per la propria terra. Proseguono le operazioni per allestire tutto ciò che serve per chiaramente arrivare a terra, questi bus sono già pronti, lo diciamo, ma senz'altro ne arriveranno degli altri. Invece dietro i bus c'è una struttura che è stata allestita proprio per garantire l'accoglienza, ci sono delle informazioni per i turisti nelle diverse lingue e sicuramente anche delle procedure Covid, quelle consuete che dobbiamo ai noi ancora rispettare con la massima attenzione. Perché le ristrettezze sono un po' cambiate, Gianmarco, o sono esattamente le medesime della scorsa stagione? Allora, non abbiamo avuto ancora modo di avvicinarci al punto in cui si procede proprio con queste attività anti-Covid, di monitoraggio del Covid, e quindi nel prossimo collegamento ti farò sapere anche questa informazione. Però in merito ai numeri, intanto, visto che ne riflettevamo su questo all'inizio del collegamento, vi posso dire qualcosa in più, perché rispetto al 2021, ne avete parlato ampiamente, quest'anno sono 51 gli approdi previsti con 9 differenti compagnie armatrici, circa, pensate, 133.000 passeggeri attesi qui a Taranto, un'attività operativa che di fatto riprende proprio in queste ore
inaugurata nell'aprile del 2021, tu facevi riferimento proprio al primo arrivo, ma chiaramente c'è stato tutto un lavoro, oltretutto in un anno caratterizzato da un'incertezza dal punto di vista della ripresa turistica, economica, un po' delle nostre vite dopo la pandemia mondiale del Covid. Taranto Cruise Port si sta occupando di tutto questo e ha chiuso la stagione con 28 calls, pensate, oltre 80.000 passeggeri soltanto lo scorso anno. Un'altra curiosità, ci proveremo a farveli vedere, non vi assicuro nulla, ma ci sono tanti che già sono affacciati per vedere un po' che cosa può offrire questa città, almeno dal punto di vista visivo. Notiamo delle coppie di anziani, ma anche dei ragazzi, insomma, vedremo un po' che cosa ci riserverà. Per la cronaca dobbiamo dire, Valentina, che noi abbiamo provato anche questa mattina a coinvolgere direttamente qualcuno di MSC attraverso l'ufficio stampa, che in maniera molto gentile ci ha assicurato che qualcuno ci raggiungerà, però voi capite che sono assolutamente presi, certo, al 100% un po' tutti del personale per organizzare questa cerimonia di arrivo qui a Taranto di questo primo approdo e poi per fare in modo che tutti gli ospiti naturalmente arrivino a terra senza alcun problema. E sempre per la cronaca di quello che sta avvenendo questa mattina, abbiamo anche provato ad avvicinare qualche guida turistica che però insomma ci riferiscono di non voler intervenire per non meglio motivati motivi, ma in ogni perché caso saranno impegnati a lavorare, saranno emozionatissimi loro anche lavoro. Loro sono giustificati, sì, no, in realtà sono fermi, stanno aspettando, ve li possiamo anche far vedere, però forse noi capiamo bene, Valentina, certo, che facciamo questo lavoro, non tutti sono abbezzi alle telecamere, noi lo rispettiamo e anzi li ringraziamo per il lavoro che fanno e siamo qui, restiamo a monitorare quello che succede. Tra poco ti richiedo la linea perché certo, resta con noi Gianmarco, quando vuoi ci richiedi la linea. Francesca, dicevi diversi i luoghi, insomma, sì, che tu hai mostrato, avvenivano in momenti diversi, dunque in un'unica giornata, com'era strutturata la visita? Allora, io seguivo la fascia comunque della mattina, quindi in base agli orari comunque di uscita, di inizio del tour, si era assegnati. Io più delle volte ho fatto queste tre città, oppure spesso anche le spiagge, perché comunque c'era il tour, il pacchetto per le spiagge, per passare una giornata nel puro relax delle nostre meravigliose spiagge. C'erano anche dei tour al pomeriggio dove si andava ad attenzionare ancora di più Taranto, perché Taranto non finisce mai di meravigliare. L'orgoglio è stato proprio nel vedere tutti questi ospiti come si sono innamorati della nostra terra. Abbiamo dei luoghi meravigliosi e sta proprio a noi riuscire, perché io quello che sempre sostengo è che gli operatori turistici, le guide turistiche, chi sta nell'ambito turistico, siamo il front office con l'utenza, quindi se riusciamo a trasmettere, a far conoscere, per questo è fondamentale l'abilitazione, non per ostentare un tesserino, che poi questo tesserino ha lo stesso valore della patente o di un documento di riconoscimento. Immaginiamo che ci ferma la polizia alla guida, ci chiede la patente, diciamo no, vabbè, ma è più una questione morale, non funziona così. La cosa buona che è stata detta è che grazie a questa opportunità, grazie comunque all'indotto croceristico e questo in particolare, si è permesso a tantissime persone di lavorare. Si va quindi a creare un indotto ben strutturato dalla guida al carrellista, certo, ed è comunque una certezza, come dicevo prima, una manna dal cielo, perché usciamo da un periodo dove il turismo o comunque la cultura e il terzo settore sono stati totalmente abbattuti. Anche per le piccolissime attività commerciali dei territori, quelle attività che vivono esclusivamente di turismo, seppur, Francesca, correggimi se sbaglio, sempre all'interno di questa bolla che è stata diciamo un po' così creata, non è stato possibile acquistare, entrare nelle piccole attività commerciali, quindi per loro
in questa prima fase è stata una sorta di pubblicità, esatto, vero, nella speranza che poi questi turisti possano parlare, che tornando nelle loro famiglie, nelle loro residenze, possano dire di essere andati a Taranto, esatto, di aver visto dei luoghi tipici del territorio, no? Dei territori limitrofi, quindi il di volerci tornare, del possano a loro volta, esatto, far pubblicità, quello che è il marketing del passaparola. Magari la bolla è stata restrittiva, particolarmente era dettata da una necessità, necessità, che soprattutto era una necessità per il benessere dell'ospite e anche della guida, comunque semplicemente anche dell'autista, del pullman. Era una necessità che magari è stata un po' stretta, però una necessità che la compagnia ha dovuto fare e l'ha fatto bene. Infatti il nostro compito era anche quello, no, di cercare di raccontare perché c'era questa impossibilità dell'attività, di poter entrare nell'attività piccola come tante altre cose, come distaccarsi dal gruppo. Era nostro compito comunque far capire che era per il benessere del singolo individuo, non perché è stata un'idea così che è partita prima mattina. Francesca, l'ordine del giorno, chiamiamolo così, arriva a voi guide la sera prima, il mattino stesso? 24 ore prima, poi una volta lì sul porto si fa il briefing, come giusto che sia, quindi le assegnazioni, la formazione, perché non è mai troppa, l'assegnazione delle audioguide. Quindi, e poi una volta che si è concluso il briefing, si va al pullman e si predispone il pullman per l'arrivo degli ospiti, no? Quindi fino all'anno scorso era contingentato, c'era la seconda entrata, il gel all'inizio, durante l'uso delle mascherine, come piuttosto la sistemazione del whisper, che sono comunque le radioguide. Una volta che poi scendevano gli ospiti, sbigliettamento e si parte. Tu dunque che hai avuto anche la fortuna di avere gruppi di turisti eterogenei, no? Quindi dal bimbo alla persona un po' più âgée, la meraviglia negli occhi di chi è? Oh, è indescrivibile, guarda ancora una volta la pelle di Doca, perché è gli occhi di un bambino quando ti guarda il trullo, ad esempio, no? Magari l'ha visto sui libri, a scuola, ecco, una cosa così astratta, così lontana. Ce lo guarda con questi occhioni lucidi e mi fa, secondo me l'hanno fatto gli alieni. Perché non è possibile che queste pietre sono così incastrate senza la malta, senza il materiale collante. Oppure anche la persona adulta a fine percorso che ti ringrazia per l'esperienza, no, vissuta. Quando l'ospite ti ringrazia con questi occhioni belli lucidi e comunque ti dimostra tutto l'apprezzamento, al di là magari del mio servizio come guida, ma apprezzamento proprio per aver conosciuto il territorio, lì si capisce che veramente il messaggio è passato. Chiaramente nella bolla è stato un marketing del passaparola, nel senso che è chiaro che l'ospite torna a casa, dice guarda che bello, ho scoperto perché si chiama Città Biancostuni, come perché Locorotondo si chiama Locorotondo perché è tutto in circolo. E magari poi c'è la curiosità di poter tornare anche magari autonomamente, e quindi anche in questo caso la compagnia croceristica dà un'opportunità enorme al territorio, perché permette un focus sulla zona che magari fino a pochi anni fa, cioè l'anno scorso da Taranto si è potuto partire per le crociere, e già questo è uno step importantissimo. Certo. Già a Taranto sono scese e sono ripartite tantissime persone, quindi ripeto, rivedere lì la nave al porto è un'emozione bellissima. Francesca, ma è successo in questo periodo, comunque sia nell'arco della tua esperienza lavorativa, perché poi tu fai anche parte di una proloco locale, quindi tutti i giorni hai contezza di quella che è la gente che arriva sui territori, hai mai sentito dire siamo venuti perché ne abbiamo sentito parlare, siamo venuti, ecco, questa cosa poi concretamente si attua? Cioè, si attua, infatti tieni presente Valentina, tutti i vari programmi, quelli di Rai 1, Canale 5, tipo quelli che vanno in excursus nelle reti nazionali,
Tantissime persone sono venute a Grottaglie per chiedere informazioni, che volevano fare il tour, perché avevano visto che la nostra tipicità Grottaglie, quale ad esempio il quartiere delle ceramiche, nel programma nel canale X, come piuttosto nell'altro canale. Quindi è una rete che funziona. Non esiste più la pubblicità, come ti posso dire, la pubblicità fieristica o la pubblicità di sfogliare il catalogo. Ora è tutto innanzitutto online e i social network giocano un ruolo fondamentalissimo come divulgatori turistici, e soprattutto i programmi delle TV hanno avuto un ottimo riscontro. Infatti ho la fortuna di gestire un punto informazione turistica, no? Con la sede della Proloco di Grottaglie, di cui sono presidente, e facciamo un ottimissimo lavoro in simbiosi con i colleghi nell'InfoPoint all'interno del castello. Confrontandoci ci rendiamo conto che sempre di più arrivano a Grottaglie o per passaparola, tipo nel nostro territorio in generale, non mi fermo solo su Grottaglie, certo. Arrivano per passaparola o che comunque hanno visto qualcosa anche in TV. E questa è un'altra cosa fondamentale. Questo è il confronto che fate con tutti i colleghi del territorio regionale, giusto? Quindi questa è una realtà che avete un po' toccato con mano, confrontandovi tra di voi. Io ricordo che una volta, ora è la presidente del Consiglio regionale, ma all'epoca aveva la delega come assessore Capone. Al turismo, Loredana Capone, in un'occasione in cui l'ho incontrata, parlando di turismo, lei disse: il turista deve sentirsi a casa, vuole vivere come vive la gente di quel territorio, vuole mangiare i nostri piatti tipici, ha bisogno di immergersi completamente in quella che è la realtà di vita, il vissuto quotidiano. È davvero così, Francesca? Il turista nel tempo è cambiato? Allora, già il termine turismo è importante capire che è una disciplina accademica, quindi questo fa capire che ci sono delle università che portano avanti questo discorso. Il turismo nasce dalla notte dei tempi, tipo uno dei forma di turismo era proprio la spa dei romani, perché infatti è sapori, profumi e aromi. Oppure un'altra forma di turismo, anche se può essere un po' estrema, ma era quello il concetto, perché è quello di andare in un territorio, prendere e riportare. E sono stati anche i crociati. Siamo passati al turismo anni 80, quando i nostri parenti di Milano, i parenti del nord, scendevano al sud caricando la macchina, ogni giorno si faceva avanti e indietro con la macchina da mare. Ora siamo arrivati in un nuovo turismo che è ancora in fase di evoluzione. Bisogna stare attenti quando si parla tipo il turismo sensoriale, che ormai è diventato un po' tipo marketing territoriale o resilienza, quei termini abbastanza ormai standardizzati. Ecco. Allora, il turismo sensoriale nasce per una necessità con dei ragazzi che avevano vari problemi psicofisici, per farli vivere l'esperienza. Quindi è da loro che parte questo concetto, dove lì si faceva toccare la terra bagnata, come piuttosto dei profumi sotto il naso. Ora questo è diventato un brand turistico, una parola totalmente turistica, però si è andata a snaturare. Oppure il turista ora vuole sporcarsi le mani, vuole essere l'attore del territorio, deve rimanere l'imprint nel cervello. Più lo si fa vivere con la cosa bellissima, qual è? Nel santuario, che ad esempio sta a Grottaglie, di San Francesco del Geronimo, spesso c'è una signora anziana, piccoletta, graziosissima. Quindi in questi casi far interagire il turista con l'attore del territorio, perché solo così lui si sente parte proprio del territorio. Nel nostro caso è quello di fargli lavorare la ceramica, può essere anche semplicemente fargli toccare la roccia calcarea che distingue il quartiere delle ceramiche. E su Taranto quale potrebbe essere, Francesca? Sicuramente quando si va in questi territori, per esempio, che ti sono stati affidati, ora prima o poi usciremo da questa da questa bolla, prima o poi si potrà tornare a far tutto, di tornare alla vera normalità. Sì, è un messaggio di speranza, dobbiamo essere sempre positivi e propositivi. Cosa potrebbe essere, per esempio? Tipo su Taranto? Sì. Allora, su Taranto sicuramente sarebbe fantastico poter bendare gli occhi e respirare il mare,
respirare il mare, proprio un termine idoneo, perché la salinità deve entrare comunque nel naso. Se si fa questa esperienza, l'ospite quando andrà via dirà: io ho sentito il profumo di Taranto. Può essere anche la cosiddetta controprova, chi di Taranto invece evidenzia i problemi, oppure dal punto di vista gastronomico, perché no, un giro di cozze fritte con la tipica birra tarantina bella ghiacciata, perché loro vogliono anche questo. Ormai i turisti difficilmente ti chiedono il pranzo strutturato, il primo da turista. Ora vogliono tipo il panino, che viene chiamato il panino ignorante, che è semplicemente con i salumi vari, mortadella, provolone, ecco, e il filoncino, ecco. Oppure nella zona di Taranto, io quando ho consigliato, comunque ho portato persone a Taranto, ci sono dei luoghi tipici che fanno fare questa esperienza, quindi la cozza fritta come la frittura di mare, oltre, vabbè, dal punto di vista l'emozione totale, che per, cioè veramente la sindrome di Stendhal ti assale, è San Cataldo, quindi è bellissimo farli, hanno ora all'interno uno specchio che riflette il soffitto, con un affresco, con un dipinto eccezionale, quindi l'esperienza del riflesso, del mirror che riflette. E, conoscendo bene il territorio, basta niente, tipo ad esempio su Alberobello facevo toccare le pietre, le lamelle dei coni, dei trulli, perché solo così nel turista rimane impresso che cos'è, perché magari sì, ti posso raccontare che si chiamavano trulli perché non avevano la malta collante, perché ero Alberobello, tipo, è la città che è nata proprio sotto questo punto di vista, non dovevano avere la malta collante perché poi dovevano essere totalmente divelti. Ok, ti dicono ok, poi lo porti davanti al trullo, li fai vedere che sono tutte lamelle di pietre, una incastrata con l'altra. Effettivamente il bambino mi disse: ma le hanno fatto gli alieni. Gli alieni, è bellissimo. Vediamo, ti fermo un attimo, sì, Francesca, benvenuti. Perché vedo i turisti che scendono, benvenuti, dice giustamente lei, benvenuti a Taranto. Gianmarco, mi senti? Conoscendo un po' il collega Gianmarco Sansolino, dalle spalle alla telecamera, perché nel frattempo tenta di avvicinare qualche turista. Conoscendo Gianmarco starà pensando questo. Gianmarco, sì, mi senti? Esattamente. sì, esattamente, però ecco, siamo posizionati in un punto che non ci permette di avvicinarci, perché altrimenti non riusciamo a spostarci un po', Gianmarco, non è possibile sentire la loro voce. Allora facciamo così, Valentina, in diretta te lo diciamo tecnicamente, ci stacchiamo un attimo, ti ridiamo la linea perché ci spostiamo, così vi facciamo ascoltare la voce dei turisti. Va benissimo, perché siamo in diretta, quindi è giustissimo che sia così. Lo intravedevo nel preview, lo dico per i nostri telespettatori, una schermata accanto, intravedevo lui di spalle che tentava di andare verso i turisti, conoscendo Gianmarco Sansolino, che si adopera sempre molto anche e soprattutto sui territori e che ha sempre voglia di raccontare nei dettagli ciò che accade. Infatti vediamo come ci sia questa fase un attimo così di smontaggio per potersi che non è la nave, avvicinare, anche perché noi stessi siamo chiamati a star fermi in una postazione, a rispettare alcune regole, giustamente. Quindi attendendo Gianmarco Sansolino, che tenterà di fare il miracolo, dicevamo, Francesca, ti ho interrotto. Un'altra esperienza molto bella da vivere, quella ad esempio d'Ostuni, che ho vissuto con i turisti l'anno scorso, gli ulivi, l'olio, l'olio che è il nostro oro, l'oro di Puglia, bastava semplicemente l'emozione, qual è? Quella del piccolo tozzetto di pane, magari un po' raffermo, con sopra il filo d'olio Evo. Per noi è una cosa talmente ovvia che magari non ci facciamo caso, tutti in famiglia abbiamo il nonno, lo zio che lo produce. Per chi ti arriva da Bolzano, la prima città che mi è venuta in mente più estrema da dove siamo noi oggi, ti stai offrendo la tua regione. È vero. A tal proposito, mi torna alla mente un carissimo ricordo. E nei miei tempi universitari c'era la mia bisnonna che ogni volta mi dava, mi faceva portare in terra bergamasca l'olio. Sì.
E ricordo che la prima volta che lo portai, le mie compagne di università, le mie amiche, dissero: Valentina, è buonissimo, la prossima volta ne puoi portare di più. Ed ero sempre carica di olio extravergine d'oliva, poi insomma per i nipoti, quelli con le olive migliore, raccolte. Il famoso pacco da giù. Il famoso pacco da giù, sì, che è insomma una cosa tipica di tutti gli universitari, che ogni volta puoi caricarlo dalla stazione sino alla residenza o a casa, era sempre un'avventura. Qualcosina si rompeva sempre. Era sempre un'avventura, però ce l'abbiamo fatta. A proposito dell'olio, Francesca, ti devo ringraziare, perché insomma mi hai portato alla mente questo l'olio, ricordo. L'olio, secondo me, ce li abbiamo accantonati in angoli remoti della nostra mente. Dimentichiamo molto spesso questi ricordi che poi ci rappresentano sostanzialmente. Ma anche stesso, ad esempio, no, parlando più ad esempio su Grottaglie, l'altra esperienza bellissima che i turisti amano tantissimo fare è quello, ad esempio, il laboratorio della ceramica, dove loro stessi, dalla massa informe che l'argilla, vanno a creare su un manufatto che possono dire: questo l'ho fatto io. Quindi l'attore, il turista deve diventare necessariamente attore del territorio. Protagonista, e più gli si fa sporcare le mani. Tipo un po' di tempo fa facciamo pure la raccolta degli asparagi. Per noi anche questo è sempre il parente prossimo che ce li fa arrivare. Ad esempio, anche lì, una volta capito, un ragazzino disse: ma io questo non so nemmeno cos'è. Gli asparagi non li aveva mai mangiati. E quindi diventa... è bello, perché diventa anche un momento di formazione, ecco, non è soltanto la gita o soltanto il tour. Perché qualcuno ti ha detto perché ha scelto quella località, magari non di andare a vedere quel posto piuttosto che altri che venivano offerti? Allora, la motivazione molti, qual è? Tantissimi, anche nel caso di Matera, di Lecce, che l'anno scorso erano in catalogo, quest'anno non so. Matera, soprattutto parecchi ragazzi mi hanno fatto presente Matera per i film. Per i film, infatti, ora si è andato a sviluppare anche un turismo cinematografico. Questi ragazzi super fanatici dello 007, che ora non ricordo il nome dell'attore, volevano andare a Matera per rivivere su quei luoghi, oppure come la Passion Christi, quella con l'altro attore che non ricordo il nome, per quello. Poi Alberobello viaggia da sé, nel senso che Alberobello come Ostuni sono diventati dei brand turistici. E tipo, ad esempio, a New York c'è in un palazzo tutta un'area dedicata a We Are in Puglia, dove ci sono, è andata pure quella signora simpaticissima di Bari Vecchia a fare i workshop sulle orecchiette, la signora che prepara le orecchiette di Nancy Garba nella stradina, anche in quel caso, no, le orecchiette, noi abituati a mangiarle la domenica, per chi è di fuori è una delizia indescrivibile. Sempre perché qualche parente prossimo ce le prepara. Esatto. Infatti dicevano: voi al sud siete viziati proprio per questo, perché ve li preparano, ve li danno. Ostuni, la città bianca, e soprattutto Ostuni perché per il mare anche. Particolarmente anche per le olive. Infatti nel tour che facevamo anche le degustazioni di olio. Questo turismo enogastronomico. La parola turismo raccoglie un po' a 360 gradi tutto, poi ci sono diverse ramificazioni, diversi questo, settori. Esatto, per questo con i colleghi. Ma voi come guide turistiche, Francesca, non so se c'è già in atto, se magari è una cosa che si prospetta nel futuro, la specializzazione in un determinato ramo esiste, oppure siete chiamati ad essere preparati? Si è spaventata Francesca, perché dalla regia mi dicono: Gianmarco, allora Francesca, ci stoppiamo un attimo, Gianmarco, torno da te. Non mi sente forse Gianmarco, mi senti? Vedo che hai conquistato un'altra postazione, dunque hai tenuto fede alla promessa fatta. Vedo ospiti scendere, dico sempre: se la miopia non mi inganna, perché vedo ospiti scendere, però non vedo il collega Gianmarco. Si sarà sicuramente un attimino spostato a favore di telecamera. Io non so se c'è la possibilità per Fabio Pignatelli, che è il cameraman, che è lì sul posto, di sentirmi, quindi riuscire a inquadrare un attimo Gianmarco e comprendere se riesce a sentirmi. Continuo a vedere uomini e donne che scendono, lì vedo un gruppetto.
tutto. Evidentemente, Francesca, potrebbe essere quello un gruppo che attende la guida turistica per poi salire sul pullman e andare nella destinazione, nella meta scelta. Probabilmente, oppure è un briefing tra le diverse figure, ecco, per coordinare le operazioni di bordo e di terra. Sicuramente, oppure io miopia, però penso sono vestiti in maniera diversa, non mi sembra abbiano, sì, siano identificabili con una, quindi probabile che sia un gruppo in partenza già. Gianmarco, ora mi senti? Sì, Valentina, abbiamo ripristinato. Allora, qui c'è un gruppo, lo vedete, con la bandierina, sì, della Norvegia. Abbiamo ascoltato anche qualcuno scendere dalla nave con un accento francese. Allora, lo vedete, chi si sta dirigendo verso questa struttura sostanzialmente è interessato a visitare la città di Taranto. Ecco. Invece chi si ferma nei pressi dei bus invece sostanzialmente si sposterà, come detto, nelle località di Alberobello, Ostuni, insomma, la Valle d'Itria. Adesso fermiamo qualcuno con voi, vediamo un, sì, po'. Vediamo il bello della diretta. Arrivano. Good morning, welcome to Taranto. What do you expect from this city? France, Nice. Okay. Yes. Thank you. Allora, la domanda era un po' più complessa, ma la risposta è stata semplice. Arrivano da Nizza in Francia. Sì, il gruppo, guardate, è veramente numeroso, quello che sta, sì, decidendo, il primo gruppo che sta decidendo di visitare la città di Taranto. Vediamo anche tra le persone più giovani. Good morning. What do you from? Belgium. Ok, thank you. Belgio, insomma, più giovani dal Belgio, non manca davvero nessuno, qualcuno, anche il cappellino della nave, insomma, sì, chiaramente non si perde occasione anche, bello, per portare a casa un ricordo, certo, di questi viaggi. E mi sento di respirare quasi aria di vacanza, sì, ti giuro Gianmarco, sì, non so se a te capita la stessa cosa, così, mi sento di respirare aria di vacanza. L'aria è quella, però non è una vacanza per il momento per noi. No, per noi no, però insomma per lo meno. Good morning, welcome to Taranto. From? Français, nous sommes français, oui, et fiers de l'être. What do you expect from this city? Vous ne parlez pas du tout français? Ah, chiede, sì, se parli il francese, Gianmarco. Questa città? Non, on ne connaît pas. On va le parla pas. Se no, mi dispiace. Merci di nous accueillir en Italie. Buon coraggio. Thank you. Insomma, grazie e buon lavoro. Questo l'abbiamo capito. Il francese lo dobbiamo perfezionare, Valentina. Va bene, io ho fatto l'Erasmus in Francia, ecco, Gianmarco. Ti avrei potuto aiutare. Io ho fatto l'Erasmus. Questi signori, in ad esempio, soprattutto la signora, aveva un cappotto molto pesante. Invece, altri ragazzi scendono in pantaloncini. Questo ci racconta anche delle abitudini di queste persone. Questa temperatura, oggi c'è una bella giornata qui a Taranto, certo, e viene percepito diversamente a seconda della città dalla quale si arriva, dalla zona geografica. Notiamo che molti hanno anche la mascherina. La coppia con il bimbo nel passeggino, Gianmarco. Morning, vediamo da dove arriva. Taranto from? Firenze. Italiani. Okay. Sono italiani, arrivano da Firenze. Come hai scelto questa crociera, se possiamo chiedervelo? Certo, perché adoro le crociere. Per me il viaggio in assoluto migliore che ci sia. Perché si mangia benissimo, si vede le città e si sta veramente bene. Grazie.
no, non si poteva. La calamita con il trullo, da Ostuni sicuramente l'olio. L'olio, perché ora le aziende hanno iniziato un po' pure a lavorare gli oli aromatici, quindi sicuramente volevano poter acquistare l'olio. Magari c'è il packaging, quello lì piccolino, addirittura, cioè, sì, magari poi avrebbero poi portato via. Sì, avrebbero portato via tranquillamente proprio, sì. Sul Locro Tondo affascinavano tantissimo, ecco un'altra cosa, le luminarie. Le luminarie, noi qui siamo stati sempre abituati con le luminarie che le abbinavamo alla festa patronale, sempre prese un po' sotto gamba. Ho iniziato a vedere il concetto della luminaria come decoro artistico grazie ad un'agenzia di comunicazione con la quale lavoro di Lecce. A Locro Tondo hanno saputo fare tipo arredo urbano con queste luminarie, molti erano interessati a poter comprare anche il piccolo simbolo, che in questo caso ad esempio poteva essere anche il pumo, oppure semplicemente un piccolo rosone. Però c'è un po' una contaminazione. Sì, tantissimo. La contaminazione è il pumo dell'oggetto ceramico, che lo troviamo ormai in tutto il sud, oppure il nostro semplice piatto con il gallo, che lo troviamo un po' in tutto il sud. È bellissimo vedere magari vedere queste piccole forme, tipo il pumo, come può diventare invece una luminaria, che può essere anche un applico, comunque un punto luce da tavolo. E d'altronde la Puglia, noi stessi siamo i tipici che con il genitalico abbiamo fatto grande. La cartapesta, carta stropicciata, detto proprio in maniera semplicistica, sì. Però è stato creato un'arte su Lecce che è fenomenale, come anche noi ad esempio con l'argilla. L'argilla per uso primario, Grottaglie si distingue per questo, non decorativo, non nasciamo con uno scopo decorativo. Quindi come fai a pensare che da una massa, una fanghiglia, diciamo così, in forma, vai a creare il piatto per poter mangiare, per certo poterti lavare? La cosiddetta ceramica d'uso, sì, poi diventa decorativa, poi grazie a questa contaminazione, esatto, con le peculiarità, con quelli che sono gli strumenti, anche grazie all'innovazione poi nel tempo, perché l'innovazione va benissimo, va a migliorare ciò che la tradizione, possono andare a braccetto tranquillamente, l'una non esclude l'altra. Mi dicono dalla regia che Gianmarco mi sente nuovamente. Gianmarco, sono nuovamente da te. Sì. Sì. Allora, stiamo assistendo in diretta ad una guida norvegese che spiega quello che accadrà. Ascoltiamo. Allora, non è dialetto pugliese, quindi non abbiamo capito molto, però vi volevamo anche far tastare, ascoltare le voci che questa mattina si sentono, anche i profumi, che bello vederli senza mascherina all'aperto. E abbiamo la fortuna di raccontare, senza mascherina all'aperto, finalmente non tutti, c'è chi è più prudente, ma come criticarlo, anzi chiaramente si fa bene a procedere in questa maniera. Certo. C'è qualcuno che arriva dal Kazakistan, ci dicono, Norvegia, come anticipavamo, anche Francia e Germania. Vediamo un po' con chi riusciamo a parlare. Bonjour, from France? Norway. Norway? Ok. What do you expect from this city? The tiny old town. Ok, città vecchia, una parola per farci capire che è quello che vogliono visitare. Città vecchia, bellissimo. Welcome to Taranto. Ok, insomma, anche vogliono la anche storia, Gianmarco, quindi andando in città hanno vecchia qualche vogliono difficoltà la storia. Con l'inglese, però Old Town, Valentina, ce l'hanno detto subito. Che Old bello. Town, primo obiettivo, questo ci fa molto piacere. Intanto vedete qui è festa per il primo arrivo. Eh sì, questo è un grande traguardo, sento la ospite e mi sento di confermare anche il fatto perché che qui gli a Taranto, guardate, ospiti si sta facendo oltre un grande i confini lavoro nazionali poter dicano la città vecchia, vuol dire che della città vecchia ne hanno sentito parlare, vuol dire che vogliono respirare la storia di ciao questa città. Ci salutano in italiano, ci salutano in italiano, noi siamo tutti amici, lo vedete? Verso la telecamera, quindi
Ecco, noi per estensione Gianmarco, chiedi visto che la lingua quest'oggi fa fatica a decollare. Gianmarco, chiedi per favore a qualche italiano cosa decide di vedere, se scelgono di rimanere autonomamente in città oppure se decidono di dirigersi verso un autobus per una giornata organizzata. Loro sono sbarcati da Genova, ci siamo imbarcati e sbarchiamo a Taranto. E allora Valentina, siamo in diretta, intanto benvenuti a Taranto, da Genova, abbiamo trovato degli italiani, questa è una missione rara perché tanti arrivano dall'estero, quindi con le lingue abbiamo dovuto un po' far ascoltare i nostri telespettatori di tutto e di più. Torniamo all'italiano finalmente, qual è il percorso che avete fatto e dove andrete? Allora siamo imbarcati a Genova, poi abbiamo fatto Marsiglia, Siracusa e Taranto. La meta più bella che avete visto fino ad oggi, non ci offendiamo se non dite Taranto, anche perché non l'avete ancora vista. Siracusa è bellissima. Molto bella. Adesso ci fermiamo un giorno a Taranto, per apposta, per vedere Taranto. Avete sentito qualcosa di Taranto? Perché i turisti che arrivano dall'estero ci parlano della città vecchia, quello è il primo obiettivo da visitare. Quello, noi vogliamo vedere proprio la città vecchia, e quindi il ponte che si muove, speriamo se passa qualche nave, se no... Insomma, vedete, ne sanno tanto. Gianmarco, ma chiedi, si sposteranno autonomamente o decidono per una gita organizzata? Allora, arriva una domanda dallo studio, ci chiedono se avete già organizzato un tour con dei bus, con un'agenzia sia in particolare, oppure se vi muoverete autonomamente, come farete? Ma qui ci muoveremo autonomamente, perché abbiamo preso un albergo qui proprio in centro, una zona vecchia, per cui ci hanno detto che è tutto qui nei paraggi, per cui ci muoveremo a piedi. Poi se andare a vedere qualcosa di interessante più lontano, useremo i mezzi pubblici e i mezzi privati, non so, adesso vedremo. Ottimo. Bene. Grazie, allora buona vacanza, buon proseguimento di vacanza. Allora, continuano ad arrivare, sono in tanti, tra meno di un'ora è prevista la cerimonia, come sapete, poi più istituzionale, di saluto, di accoglienza, ma ancora c'è chi continua a scendere, anche perché qui, guardate, sono stati allestiti diversi ponti, tecnicamente non saprei come definirli, però questo sono, attraverso i quali si arriva a terra. Vediamo altri stranieri, vediamo un po' almeno di farvi capire da dove arrivano. Good morning from... Pardon? Where are you from? France. Nizza. Okay. We are very happy. Qu'attendez-vous de cette ville? Qu'est-ce qu'on attend de cette ville? We will visit the Palazzo, le musée. Voilà. Voilà. Okay. C'est une très jolie ville. Voilà. Seems great. Thank you. Merci beaucoup. Gianmarco, merci beaucoup. Allora, ci siamo cosa hai fatto? Hai scritto . La traduzione sul cellulare? Certo. Sei bravissimo. Certo, noi abbiamo gli strumenti moderni. Problem solving e li sfruttiamo, perché gli abbiamo fatto una domanda francese bella precisa, gli abbiamo chiesto cosa si aspettano dalla città, cosa vogliono visitare, come vedete ha funzionato, perché ci hanno risposto. Bravissimo. E anche loro, avete sentito, città vecchia, museo e bien sûr, insomma un po' tutto, dai, poi bien vogliono sûr scoprire significa anche sicuramente, che c'è più a terra, se il mio francese programmi. Non mi inganna, bien sûr significa sicuramente, quindi sicuramente andranno a vedere questi sicuramente questi una bella cittadina, hanno detto, mi pare di capire. Insomma, dai, siamo davvero in fase conclusiva, Gianmarco, resta con noi, non ci abbandonare, perché torno tra pochissimo, naturalmente se hai necessità in questi minuti di richiedermi la linea, fallo tranquillamente, perché dalla regia poi mi dicono che a un certo punto bisogna chiudere. Sì. Tanta l'emozione, Francesca, tantissima. Anche a viverlo qui dallo studio, immagino la tua. Io, ripeto, il 6 maggio dello scorso anno ero lì per l'arrivo del MSC Seaside. Sono emozioni e sono sicuramente un po' come raccontare il tratto identitario di un territorio. Per chi fa il nostro mestiere, per i giornalisti, è sempre entusiasmante raccontare il bello, dobbiamo raccontare il bello quando c'è ed è giusto. Per la valorizzazione, per la tutela, perché non abbiamo nella Puglia nulla da invidiare. Francesca, in fase conclusiva di questa giornata, perché poi vado a salutare Gianmarco e devo necessariamente chiudere questo appuntamento. Cosa possiamo dirci? Possiamo dirci... Ti ho fatto respirare un po' di mare a distanza. Sì, infatti è come se adesso sono lì. La cosa bella, ricordo l'anno scorso che era tutto pieno di pullman perché l'utenza era davvero tanta.
E io spero che questa sia una cosa che continui. Voi tra l'altro vivete attendendo anche questa telefonata, no? Perché non è escluso, siccome sono telefonate che arrivano da un momento all'altro. Chiaramente se l'indotto è più francese servono guide con un francese in base alle lingue, chiaramente. Certo. Però sicuramente ne vale tanto, cioè io non finirò mai di ringraziare la mia referente con la compagnia d'attracco, perché è stata una persona che mi ha aiutato veramente, e grazie a lei io ora posso dire di avere una reale formazione di guida turistica. Se dovessi dare un consiglio ai giovani, ai giovanissimi che magari vogliono approcciarsi a di questo abilitarsi lavoro, perché che permette poi di conoscere non solo la nostra regione, ma diciamocelo, di viaggiare, di conoscere il mondo e di aprire la mente. Esatto, esatto, di confrontarsi con le diverse realtà che esistono e che insistono al mondo. Io consiglierei innanzitutto di abilitarsi, che possa essere guida o accompagnatore, di abilitarsi e di fare questo lavoro con criterio, con serietà, con tutto ciò che ne concerne, di non approcciarsi in questo lavoro come abusivisti solo perché magari si conosce due o tre nozioni su delle piante, cose del genere, di non farlo in questo modo, di farlo da professionisti e di continuare a studiare. Io ancora oggi sto studiando, ho ripreso anche dei corsi per perfezionare la lingua. Non finisci, non è che diventi guida turistica e stop allo studio, devi conoscere le realtà, quindi di stare sempre sul pezzo e di fare questo lavoro con la legalità. Perché nella vita gli esami non finiscono mai. Gianmarco, mi piace chiudere con te, con quella maestosità che vediamo alle tue spalle, quella grandezza. Gianmarco, dimmi tutto, siamo in fase conclusiva. Non a caso abbiamo scelto proprio questa inquadratura per davvero restituirvi al meglio l'aria che si respira qui al Porto di Taranto questa mattina. Avete visto tanti sorrisi, tanta felicità, anche se a volte con le parole, con le frasi non ci si può, non capire, però vedete i volti di queste persone parlano in maniera molto chiara, dai ragazzini sino alle persone più avanti con l'età, magari già in pensione da un pezzo. C'è questa voglia di divertirsi e di assaporare soprattutto la storia, questo l'avete sentito, non dobbiamo dirvelo noi, il museo, insomma è una serie di aspetti, e persino avete ascoltato il ponte girevole di Taranto, qualcuno avete sentito ci ha detto speriamo che passi una nave così speriamo il ponte che si apre e possiamo vederlo. Intanto per la cronaca della mattinata il flusso lo vedete diminuito, ma i primi bus si stanno già spostando verso le località della Valle d'Itria. Ecco, qualcuno si è appena mosso, Gianmarco, stanno ancora attendendo evidentemente gli altri gruppi. Grazie a tutti voi, ci continuerai a raccontare di questa giornata poi all'interno del telegiornale. Grazie dunque a Gianmarco Sansolino e a Fabio Pignatelli lì sul posto. L'emozione è tanta, le parole poi arrivano a un certo punto non riescono a riportare qual è la reale situazione. Lo abbiamo fatto anche attraverso le immagini. Grazie a tutti voi per averci scelto, per averci seguito. Grazie Francesca Frisa. In bocca al lupo per tutto. Ci si ritrova domattina con Mattina Sud alle ore 9 e domani in vostra compagnia, in compagnia reciproca con il collega Paolo Franza. Grazie e buon proseguimento.